mattina abbiamo sentito con forza l'invito al mondo dell'impresa di non sottovalutare più la gravità della situazione. Già alcune realtà lo stanno facendo bene, ci sono delle belle esperienze nel nostro paese, ma non basta. E la voce che qui è stata portata da Marco Vitale, attento, puntuale, gli altri spessori, ma anche la voce di magistrati, di tecnici, di operatori, penso alla grande esperienza di Marcinconi sugli appalti, ci dicono ancora una volta, in un modo serio, attento, questo invito al mondo dell'impresa, di non sottovalutare, perché i segnali, e lo dico con estrema fatica, ma voi avete sentito e avete toccato sulla vostra pelle l'umiltà delle relazioni, l'umiltà, ma anche la ricerca della verità, che piaccia o non piaccia a qualcuno. Non si può sottovalutare. Le imprese devono attrezzarsi. E il problema dell'insediamento, qui emerso con forza, di questa presenza sempre più evidente nella società. E un amico qui ha detto, un grande magistrato, una mafia sempre più civile e una società civile sempre più mafiosa. Può sembrare un'espressione forte e scontata. Datevi il colore che volete, ma questa resta la sostanza di un pericolo reale che qui emerge nello studio, nella riflessione e nella profondità di questo percorso. E il sindaco di Genova questa mattina, in quella ricerca di verità e di giocare tutti a carte scoperte, ha messo in evidenza, l'avete visto, il pericolo che non è solo pericolo, ma in quelle situazioni che a nord si è dimostrato realtà, e lei ce l'ha detto con molta attenzione, molta puntualità, l'ingresso di figure di secondo e di terzo piano che salgono sempre più lentamente, ma salgono al primo piano, che cercano di salire al primo piano nel mondo della politica. Detto dall'amministratore, detto in questo momento, detto in base anche ai fatti avvenuti nella sua regione, detto nella preoccupazione rispetto alla sua città, voi che rappresentate tutte le regioni, tutte le province d'Italia, che arrivate da tutte le parti qui per lavorare, studiare, riflettere, molto sud, molto centro, molto nord, c'è un'Italia, un'Italia. Un altro elemento che noi vogliamo fare fortemente nostro. In Italia si sono costruite delle esperienze positive. Vi prego mai semplificare, come molte volte si legge, questo generalizzare sulla politica. Noi ribadiamo con forza che bisogna saper distinguere per non confondere. Ribadiamo con forza, innanzitutto dentro di noi, la capacità di essere persone che sanno accogliere il positivo, che vogliono sottolineare che la dimensione politica è fondamentale e indispensabile, non l'onnipotenza della politica, ma è fondamentale la politica. E nell'impegno politico ci sono uomini e donne attenti e generosi, amministratori che hanno pagato con la loro vita, che vivono minacciati, destabilizzati da tante violenze in molti contesti. Abbiamo la responsabilità di avere questa capacità di saper distinguere e di prendere che la politica, che questo servizio per il bene comune, vede tanta gente
che seriamente in contesti diversi si ritrovano. Ma anche la lucidità nel dire di persone di cui purtroppo più spesso si parla, la notizia, che hanno calpestato per valore della politica. Ma voi mi insegnate che la politica non è solo chi governa e chi amministra, ma l'impegno politico, in senso più lato, deve appartenerci a tutti. Deve stare più dentro la nostra pancia. Un impegno politico per il bene comune. Ecco allora un'Italia costruita su esperienze positive, da far emergere. E voi, noi tutti insieme rappresentiamo tante di queste esperienze. Ma attenzione, qui è emerso, e voi l'avete detto, la consapevolezza che le mafie sono più forti di ieri, pur con nuove strategie e nuove modalità. Oggi c'è il rischio, ed è emerso dalla lettura del nuovo codice, dalla puntualità con cui è stato portato dalle persone che l'hanno studiato, che hanno l'esperienza, che ci lavorano tutti i giorni, il rischio che si faccia un passo indietro. Io dico che questo rischio non c'è, però si è già fatto un passo indietro. Di fatto oggi è così. E ce lo diciamo con un senso di grande responsabilità, misurando le parole, vi prego, misurando le parole, ma la verità sì. Norme approvate che entreranno in vigore, che complicano, ad esempio, sui beni confiscati, la vita degli amministratori giudiziari, soprattutto per quanto riguarda le imprese, per la gestione, cose che avete sentito. Ma quella furbizia, lasciatela dire, del rischio anche qui della prescrizione breve, anche per i beni confiscati. E voi capite che mettere in grado gli avvocati di quei signori di trovare il modo che quel periodo così corto si fa in fretta a fare scadere tutto questo e quindi di non creare più le condizioni per agguantare come si dovrebbe con maggiore efficienza e efficacia quei beni. Voi che vivete questa realtà, che vi siete fortemente impegnati, che in un modo che nell'altro sentite che alcuni di quei passaggi qui sono stati portati, per noi diventano veramente un segnale di una lampadina che si accende, una spia che si accende e che ci chiede di essere attenti. Qualcuno ha detto che sembra che Libera abbia un approccio un po' ideologico rispetto ai beni confiscati. È legittimo la critica e il pensiero, anzi gratitudine a chi ci porta un pensiero critico. Però mi pare di poter dire che a parlare sui beni confiscati della concretezza sono quei prodotti che hanno due G, che le rendono forti, di grande valore, di grande significato, il gusto e il giusto, l'etica e l'estetica, che uniscono questa dimensione con i prodotti di quelle cooperative di Libera Terra che abbiamo costruito faticosamente sui beni confiscati ai grandi boss. Non c'è ideologia dietro a questo, ci sono fatiche, sacrifici. E certo, qualcuno dice che è un po' ideologico, quando noi ci siamo battuti, ci battiamo perché i beni non vengono venduti.
ma siamo stati in commissione alla Camera a dire che per noi non è un dogma. Ci possono essere delle condizioni particolari, ma non diventi la regola. Le eccezioni sì, ma non la regola, perché i beni venduti, che piacciono, anche se con mille paletti che sono stati inseriti, i beni venduti in questi giorni in Italia non ci rassicurano. A noi non rassicurano certe modalità, che non vuol dire un giudizio sulle persone che lì sono impegnate, come non sappiamo nulla dei soldi liquidi che vengono confiscati ai mafiosi, che vengono divisi da una parte dal Ministero dell'Interno e dall'altra parte dal Ministero di Giustizia. Sono gli stessi soldi, tra l'altro, di quelle persone mafiose e criminali di cui si confiscano quei beni. Abbiamo sempre chiesto e continuiamo a chiedere di sapere i conti di quel denaro, di come viene utilizzato, perché i primi a non avere i mezzi sono le forze di polizia. E se allora tutti questi miliardi che vengono confiscati, che vengono dati lì, poi la polizia sono i primi sindacati a chiedere per tutelare le loro persone, il loro impegno, la loro generosità, non ci sono soldi. E non vorremmo che i soldi fossero per allargare le carceri in Italia e in Cile. Devono essere spesi su altri strade e su altri percorsi. E quando noi diciamo che il 50% di beni confiscati sono soldi ipoteca bancaria, questa è la sconfitta dello Stato, che il 50% di questi beni non possono essere utilizzati. Ma è la parola più fatta. È da anni che si chiede queste modalità e questi interventi. E lo dico sempre, con stima e riconoscenza, quanti sono impegnati, ci lavorano, non dimenticando le cose positive, riconoscendo il valore, l'importanza, la positività che questa politica di questo momento, questo governo ha fatto per l'agenzia e che il Parlamento l'ha sostenuta. Noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo detto, ecco. Ma c'è un pericolo oggi che da una mano si dà delle cose e dall'altra si toglie. E i fatti parlano. E allora ci si permette che non è ideologia, la pratica, concretezza e quotidianità e presenza lì tutti i giorni a scavare la terra, che vuol dire scavare anche nelle nostre coscienze ma anche nelle coscienze degli altri, di chiedere che il contrasto alla criminalità, alle mafie, alle forme di illegalità ha bisogno di risposte chiare. Chiare, non si può aspettare 16 anni per non avere risposte sulle ipoteche bancarie, non si può. Non si può ritrovarci adesso la prescrizione breve, perché è un modo di favorire, di permettere di allungare i tempi che tutto decada. Non si può lasciare che i beni deperiscano. Non si può non rendere pubblico l'uso di quel denaro. E soprattutto siccome il denaro di quei mafiosi, di quei beni, venga utilizzato innanzitutto per i testimoni di giustizia, per i risarcimenti familiari delle vittime di mafia, e per far ripartire quei beni confiscati, perché hanno un grande segno che non può essere lasciato spezzato a metà, il segno forte è che tutto venga restituito e riutilizzato in uso sociale. Tutto, ma proprio tutto. Eccezione la vendita dei beni, ma sia un'eccezione, ma sia un'eccezione. Non diventi la regola. Non diventi le regole, perché oggi bisogna fare cassa, c'è bisogno di soldi. È quel segno forte che ci spinse nel 96 a raccogliere 1 milione di firme. E qualcuno ricorderà questa sala, strapiena, strapiena di gente.
in una giornata di grande spessore che ci sconvolse tutti, quando per la prima volta qui in questa sala centinaia di familiari delle vittime innocenti di mafia hanno fatto qui la loro assemblea. Noi avevamo più fiato, avevamo tante lacrime, perché hanno raccontato la loro odissea, la loro storia, le loro fatiche, le loro speranze. E saluto i tanti familiari che sono presenti qui questi giorni, che sono qui, in mezzo a noi, che hanno trasformato il loro dolore in un impegno. E abbiamo dedicato molti beni confiscati ai mafiosi e restituiti proprio alla società, l'importanza di quel segno, al nome dei loro cari. Non c'è retorica, non c'è superficialità, non c'è ideologia, c'è il faccia a faccia in quell'orizzonte che vogliamo sempre più di normalità, non di eccezionalità. Molte delle osservazioni in quel codice hanno avuto un parere approvato in modo unanime dalla Commissione di Giustizia della Camera. Molte osservazioni, alcune delle osservazioni che noi stiamo facendo qui, che ce le ribadiamo con forza, hanno avuto già con voto unanime come osservazione che deve essere modificato pezzi di quel codice. Quindi non è solo la nostra voce, voglio dare voce anche a quegli uomini e quelle donne impegnati fortemente nella politica in quella commissione giustizia della Camera che hanno fatto delle osservazioni. Noi portiamo e aggiungiamo il nostro contributo. Allora amici di Libera, ma tutti insieme. Ci hanno chiesto i magistrati che sono venuti qui, i tecnici di grande spessore che sono stati qui con noi, che sono alcuni ancora qui, altri che hanno dovuto partire. Trovarci insieme per proporre un disegno di legge che aggiusti il tiro e modifichi nel senso di una maggiore efficacia tutti questi elementi, ancora una volta dal basso, con quanti hanno competenza e professionalità, con cui hanno impastato queste ore di impegno, di lavoro, di studio, di analisi, di proposta, questo diventi il nostro primo grande impegno. Veloce però, perché adesso ottobre entra in vigore e sarà una risalita difficile, perché si possono fare tanti disastri, ma proprio tanti disastri. E lasciatemi dire che è stato alcune di quelle sottigliezze, di quell'astuzia, è stato certamente un segnale a un certo mondo di mafia. Certamente, come noi da questa parte siamo qui a studiarlo, a sottolineare dove vanno bene le cose, dall'altra parte c'è qualcun altro che ha studiato come fare per trovare dei modi, per dare dei segnali che viaggiano in un'altra direzione. Le mafie che puntano sull'economia, sulla finanza, che si globalizzano, tendono a mimetizzarsi, a rendere sempre meno visibile il confine che separa l'economia illegale dall'economia legale. È il grande grido che qui è emerso e che voi avete colto. L'abbiamo colto insieme, come abbiamo colto insieme che la nostra democrazia è molto pallida nel paese, pallida, debole. Democrazia pallida, mafie più forti. Mafie per noi è corruzione, illegalità, riciclaggio e tutto il resto che conosciamo. E allora, ai sindaci del nord, a tutti i sindaci, va la nostra attenzione e il nostro grande rispetto. Poi la va in particolare a chi è venuto qui, a chi porta la propria esperienza, il proprio contributo.
contributo, la propria passione e la propria generosità. Li abbiamo chiamati proprio per i legami che ci legano e per la voglia di essere e di costruire insieme. Io credo anche di dover chiedere, come tanti di noi hanno chiesto al sindaco Fassino, ci conosciamo da tanti anni, e una cosa che mi ha colpito di lui, vi devo dire, è che è l'unico ministro della storia italiana della giustizia, l'unico, che quando è stato ministro della giustizia è andato in tutte le carceri d'Italia. Tutte, tutte, tutte. Questo, tutto il ministro. E per questa dimensione che mi sembra di dover chiedere nella ricerca della verità, come lo abbiamo chiesto ad altri sindaci, che anche Torino si attrezzi una commissione antimafia, chiamatela come volete, per base proprio dei dati che non devono e non vogliono etichettare il valore delle nostre città, ma proprio rispetto agli elementi che qui sono emersi con grande profondità, è bene che tutte le nostre realtà si attrezzino. Un lavorare insieme, con grande rispetto e con grande forza, perché i fatti che stanno avvenendo e che qui sono emersi sullo scenario più ampio, certo, ci impongono di poterci dire con forza tutto questo. Ebbene, c'è tanto legame tra corruzione e mafia, sono due facce della stessa medaglia, due facce del nostro stesso impegno, della nostra battaglia. Cari amici, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto delle ore piccole, è stato per me un piacere il collegamento col Presidente del Consiglio avvenuto ieri sera, è stato un collegamento con Berlusconi. Soprattutto mi ha fatto molto piacere sapere la chiarezza che ha quell'ottomani, andando nella chiesa, l'ho invitato, facendo uno spettacolo unico, che chi conosceva la serietà del professore Nando della Chiesa, grande sociologo, scrittore, si è ricreduto. Era già qualche problema a Milano per le commissioni antimafia? Adesso ti dico, no, a questa parte degli scherzi, abbiamo lavorato con tanti magistrati, tanti operatori, sociologi, professori universitari, abbiamo lavorato proprio con la gente che lavora nelle cooperative, nelle associazioni, nei presidi, cittadini, tutti ci siamo messi sullo stesso piano, nessuna etichetta. Stati due giorni di grande valore, sapete. Abbiamo condiviso i pasti qui, un po' di disagio magari nei trasporti, ma credo che ne valsa proprio la pena. Arricchito tutti. È un segno di grande speranza, ma vi prego di grande umiltà. Vi ripeto che il primo esame di coscienza vero, 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 lo rivolgo a Libera, ai presidi, ai coordinamenti regionali, provinciali, a tutti. Vi prego, sono momenti in cui non ci si può permettere semplificazioni, sono momenti in cui è importante stringere i denti per costruire i percorsi insieme, sono momenti in cui è veramente importante tanta umiltà da parte di tutti, capacità di ascolto, meno parole più fatti, facciamo meno convegni possibili, per piacere, questo non era un convegno ma era un lavoro, costruiamo percorsi di più con la gente, con i giovani, le scuole, diamoci una mossa in più in questo momento, tutti,
usciamo di più dai nostri cerchi, rompiamo le nostre bolle, lavoriamo di più insieme con più attenzione e rispetto, già tra di noi che siamo tanti, e mettere insieme ormai quasi 2.000 associazioni in Italia, 4.500 scuole, il 75% delle facoltà universitarie, la divisione per internazionale di libero, capite che non è semplice, non è facile. È una ricchezza che abbiamo costruito insieme, che ha bisogno di grande attenzione, partecipazione, rispetto, unità, voglia di lavorare insieme. Misuriamoci sui nostri territori, confrontiamoci con la gente sul nostro territorio, lavoriamo nella chiarezza con le istituzioni per chiedere conto, ma anche per progettare delle cose insieme. E soprattutto non venga meno la speranza. Io esco rinforzato, rincuorato, perché anche se alcune verità scomode qui sono emerse con forza, altre le conoscevamo già, percepevamo, le vivevamo, però la competenza, la professionalità che ce l'ha consegnata la documentazione, beh, ci ha arricchito veramente tutti. Allora auguri. Ci vedremo in giro per l'Italia, come facciamo sempre. Do la parola a un sindaco amico, di nome Piero Sassino.